Buongiorno a tutti! Allora, scusate se sono un po' oscena, ma sono appena tornata da lavoro, sono le 8 circa e siccome sono tornata da lavoro poco prima del solito orario, ho pensato di registrare un video che a voi piace tanto, ma in realtà io non credo sia molto utile, però visto che vi piace sono contenta sempre di accontentarvi. È un video haul, cioè gli ultimi acquisti che ho fatto e anche gli ultimi prodotti che ho ricevuto da varie aziende che sto iniziando a testare però da poco, quindi non è che non sono recensioni. In estate, quando cambia la stagione, io ho molta difficoltà con gli indumenti perché comunque per lavoro devo vestirmi quasi sempre di nero, però appunto diciamo gli accessori, per dire una borsa, qualsiasi altra cosa posso ovviamente. Però la borsa fa il suo effetto. Sono abituata ormai da un paio d'anni ad utilizzare zainetti per andare a lavoro perché ci metto l'iPad aziendale, ci metto mille altre cose nella borsa che a volte pesa tantissimo, ci metto addirittura bottiglie d'acqua perché io sono un cammello, sono rinomata in famiglia, il cammello di famiglia perché bevo tantissimo. E quindi per fare il cambio di stagione volevo cambiare lo zainetto perché comunque ce l'ho da un bel po' quello che solitamente utilizzo ed è quello di Zara, insomma uno di Zara. Ho visto su Asos, eccolo qui, uno zainetto che mi piaceva tantissimo perché amo questo colore, eccolo, color cacca praticamente, è un color cammello, è bellissimo ed è fatto veramente bene, cioè veramente sembra di pelle, io non comprerò mai di pelle. L'ho pagato 30 euro, 31 euro. Ed è meraviglioso. Forse l'unica pecca è che comunque non ha la cerniera, ma ha, diciamo, il classico laccio. Poi, sempre da Asos, mi sono trovata a ordinare e siccome quando sono stata in Inghilterra ho provato la Bourjois, che è questa azienda che è la stessa fabbrica di Chanel, comunque economica, ho comprato questa che era limited edition, che è la terra, quella là, cioccolato. E questa cipria qui, che pure ne ho sentito parlare tantissimo, che ha questo pack molto particolare ed è trasparente. Vedete com'è? Tutto ciò avevo terminato il mio eyeliner preferito in assoluto, che è questo eyeliner in penna di Stila. Questo l'ho pagato troppo, l'ho pagato 20 euro. Oddio, troppo, no, non l'ho pagato troppo perché per quello che è eccezionale. Lo pagherei forse anche 30 euro per quello che vale perché ha una punta sottilissima e riesco a fare degli eyeliner strepitosi, veramente ottimo come prodotto, quindi l'ho ricomprato. In settimana sono stata da H&M e sono passata perché volevo comprare degli orecchini e perché quest'anno si portano tantissimo i cerchi. Quindi ho comprato questi qui che sono tre cerchi, dei grandi, medi che ho indossato e li ho lasciati in macchina e questi qui che sono più piccolini e sono veramente molto carini. Io uso molto l'argento, quindi ho preso quelli argenti, ma c'erano anche quelli oro, tint'oro ovviamente. Poi vado vicino al reparto capelli e vedo questi. Sapete che io ho una malattia verso le fasce, verso. Io questo lo metterò così, penso, sono perle e ho scoperto di incastrare i capelli in questi cosi maledetti che sono bellissimi. Questo l'ho pagato 7 euro, che è di perline, anche forse troppo per quello che è, però mi piaceva tantissimo e quindi l'ho preso. Poi altri due. Questo qui c'era anche oro e argento e questo è un colore che è un rosa antico, e sembra semplice ma è molto particolare, vedete com'è? È stupendo. Io lo metto qui ma in realtà si può mettere ovviamente anche qui e tenerlo legato dietro. E poi appena ho visto questo, che tra l'altro fanno anche il bracciale uguale, stupendo, questo 5 euro. Dicevo, questo 7 euro. È meraviglioso, sono tante foglioline d'oro, vedete come sono? Poi, sempre da H&M, ho visto una cosa che l'ho guardato, lui mi guardava, io lo guardavo, lui mi guardava. Ed era bellissimo e sto parlando di un gilet, di un gilet nero, perché adesso si porta tantissimo, ho visto in giro ovunque ci sono questi gilet di jeans. Questo qui è un gilet di jeans nero che non ha
i bottoni, quindi rimane aperto, bucherellato, insomma, dietro, vedete com'è. Questo è il retro. Ciao. E questo qui, a dire la verità, secondo me l'ho pagato un po' troppo per quello che vale, però mi piaceva tanto, l'ho indossato, mi stava bene. Ultimamente non mi piaccio con nessun vestito, con nessun indumento, quindi quando trovo una cosa che mi colpisce, la prendo al volo. Ho pagato 29 € e l'ho già indossato ed è bellissimo. Vedete che bel taglio che c'ha. Finito H&M, e parlando sempre di indumenti, ho ordinato su AliExpress un abito che, meno male, ne ho preso uno, ne stavo prendendo 10, però purtroppo mi va piccolino. Questo addirittura è una XL ed è bellissimo. Vedete com'è? C'ha il punto vita stretto, che è specifico per chi ha i fianchi larghi, ed è stupendo, è fatto benissimo, cioè l'ho pagato 6 € compresa la spesa di spedizione ed è particolarissimo. L'unica pecca è che purtroppo mi va stretto, non c'era la XXL, quindi lo dovrò cedere a mia sorella che è di una taglia meno di me, nonostante ha avuto due bambini. Sì, ragazzi, sì. Parlando sempre di indumenti, oggi proprio sono stata in un piccolo centro commerciale dove c'era Alcott. Io solitamente da Alcott non è che compro tanto, scusate, questo andava così. Però perché comunque secondo me tiene le cose che non hanno una buona qualità. Però ogni tanto tra le cose che non hanno una buona qualità qualcosa esce di carino. E ho comprato quest'altro gilet che è di jeans. Io amo il jeans, partiamo da questo presupposto, che è fatto così. Vedete, c'è ancora l'etichetta. E l'ho pagato 15,99 euro. E in realtà praticamente questo, se si chiude, io scoppio praticamente. Solo che la taglia L mi andava larga, non mi piaceva come mi stava proprio male, mentre la M mi piace così aperta, quindi l'ho preso così. Poi in un piccolo angolo c'aveva tutte cose scontatissime, tipo 50-70%. Ho preso a 8 euro questa maglia, che mi piace tantissimo questo colore, sembra invernale ed è molto lunga, una di quelle lì tipo vestaglie che arrivano fino alle caviglie. Io non le ho mai comprate, però questa qui era proprio carina, mi piaceva un sacco. Poi ho comprato, invece di 19,99 a 10 euro, quest'altro gilet, che è un gilet un poco più classico. Se lo trovate da Alcott ve lo straconsiglio, perché guardate com'è. È semplice, veramente si indossa benissimo, 10 euro, è veramente bello. Poi andando sono passata da Sephora e ho visto che hanno portato un nuovo marchio in Italia che si chiama Tony Moly. Tony Moly è un marchio coreano che fa ma soprattutto maschere, quelle di carta sono famose, quelli lì che si appiccicano al viso. Poi ci sono scrub, anche creme mani, e hanno tutti questi pack fantastici, cioè veramente ti rapiscono, è il potere del pack praticamente. E i prezzi non sono bassi, però comunque infatti dopo aver provato questo prodotto, che in realtà vi ho fatto un video perché voglio aprire una piccola rubrica come testo con voi. Così come faccio, mi preparo con voi, voglio fare testo con voi per farvi vedere in action come sono determinati i prodotti. Questo qui lo vedrete molto presto in action, è un uovo, vedete così, è una maschera per i pori dilatati, che sa di fresco, è veramente molto bella come pack. Poi vi farò sapere in quel testo con voi, che alla fine sono recensioni. Adesso prodotti che mi hanno inviato delle aziende. La prima azienda che mi ha inviato dei prodotti che sto testando è questa qui. Ve ne ho parlato anche in un preparo, mi preparo con voi. La Dermo Research, che si vende in farmacia, non l'ho mai vista. E in realtà è una linea dermatologica campana, il che, cioè, mi ha fatto molto piacere. Quindi sto ormai una settimana che provo questo detergente per pelli impure. Sapete che io ho l'acne da cortisone adesso, quindi la sto combattendo con tutta me stessa. Devo dire la verità, questo ve lo posso anticipare, questo mi sta piacendo tantissimo, anche l'odore è eccezionale, veramente mi sta piacendo, già è meno, cioè l'ho consumato tanto più o meno. Poi ho provato questi qua, che
Questa è una maschera e questo è un peeling. Devo dire la verità, il peeling non mi ha fatto impazzire come granuli, però la maschera invece anche qui mi piace tantissimo. Questa è la purificante per peli grasse e miste. Poi, grandissima scoperta che credo entrerà nei miei top del mese prossimo, poi ve lo dirò sicuramente più avanti, è la Elemis. La Elemis è un'azienda che vendono i, diciamo, centri autorizzati, se non sbaglio anche estetici, ma anche il sito ufficiale, ed è un'azienda, diciamo, di prestigio. Infatti l'ho vista pubblicizzare anche su Vogue, su grandi riviste, appunto molto. E ho ricevuto gentilmente, allora, questa è la crema idratante per pelli comunque miste ed è senza parabeni, SLS, Sless, Dea Mineral Oils, Artificial Colors and Silicones, praticamente. Quindi non mi spaventa, questo è il problema principale, che comunque, ve l'ho detto, avendo l'acne non voglio fare inciarmi. Ma questi due, che sono stati consumati poco comunque, li amo, cioè veramente l'acqua micellare, questa qui, ma soprattutto il tonico per me è una cosa allucinante. Sa di lavanda, ha un odore meraviglioso. Mi sento la pelle bella, pulita, tonica, stupendo. L'acqua micellare anche mi sta piacendo tantissimo, anche se il deusatore è scomodissimo perché esce troppa acqua, ma in realtà anche svitando è ovviato il problema, però anche l'acqua strucca benissimo. Veramente la cosa che più mi è piaciuta con quel tonico, lo ricomprerò appena lo finisco perché veramente mi piace tanto. E poi Dulcis in fondo, non per importanza, i nuovi gloss di Nive Cosmetics. Questo è quello che ho indossato ora e Ilaria, a cui do un bacione grande, mi ha mandato praticamente tre dei colori perché ne sono usciti diversi, veramente tanti. E vabbè, mi ha scritto la solita frase che io conservo tutti questi. E devo dire una cosa, apro e chiudo una parentesi, io non amo i gloss, cioè io sono anti-gloss per dei motivi. Ho le labbra asimmetriche, quindi quando metto il gloss si vede, mentre quando metto il rossetto opaco posso sbordare e non si vede. Però è anche vero che il gloss, per chi ha delle belle labbra, cioè lo utilizzo moltissimo sugli altri, ma su me stessa veramente trovo difficoltà. Il colore che più mi attirava in realtà era questo, perché è un color nude. Io invece ho indossato questo perché avevo il jeans, volevo fare la cosa figa col fucsia, però in realtà secondo me questo qui è molto bello. Sono fatti così, vedete? Se lo scovolo. Questo è il colore, vedete, è un colore pieno. Questo qui rosa è un colore meno pieno del primo, vedete anche sulle labbra si vede che è un po' più trasparente. Il primo si chiama Golconde, secondo Multiform, quello che ho, ed infine Oriental Poppies, che è quest'altro rosso, anche questo non coprentissimo rispetto al primo. Hanno una consistenza un po' più di quelli appiccicosi. E se posso dirvi una mia opinione professionale, i gloss appiccicosi sono i migliori in assoluto perché durano di più, mentre i gloss, quelli lì un po' più scivolini, dopo un po' sbavano, vanno via, e vi posso assicurare che sono terrificanti. E niente, ragazzi, questo è il video haul. Spero che vi sia stato aiuto se state in procinto di acquistare qualcosina. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.